Ciao a tutti, io sono Gianna e benvenuti sul mio canale. Oggi ho un video haul che sicuramente durerà un casino, ma farò una cosa, la dividerò in due perché ho una marea di cose da farvi vedere, cose che ho acquistato nell'ultimo periodo. E iniziamo con la Kiko. Allora, la Kiko ho preso questo che è il Face Makeup Fixer. È un fissante per il make up, è questo, l'ho già usato, è carino, niente male, fissa parecchio, è interessante. Poi ho preso un fondotinta Skin Evolution Foundation Funditen, è il 101, che io già uso. Poi ho preso il Top Coat Mascara, sempre della Kiko, che è molto carino, definisce prima le ciglia, date, è così, e poi applichi il mascara ed è fantastico. Poi ho preso sempre della Kiko un eyeliner, questo qua che ho già usato, che è molto buono. Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Poi questa matita che è grigia o nera? È nera. È quella che si fa così, ok? Poi ho preso questo Kajal che l'ho comprato, ma non so quando mai lo userò perché questi cosi così grossi, boh. Forse per qualche smokey eyes, qualcosa del genere. Poi ho preso un illuminante, sono sempre alla ricerca di illuminanti, insomma, mi ho preso la fissa ed è questo qua, non so se si vede, boh. E il colore golden qualcosa, aspetta, 03 Pure Gold. Scusate la televisione, c'è Matteo che la guarda. Poi ho preso un lip gloss, questo qua viola, non so perché l'ho preso così. E questi sono gli ultimi acquisti della Kiko. Poi, e ho preso, c'era in offerta al 30% questi profumini, che è molto carino, magari qualche volta mi capiterà di fare un regalino. E ce l'ho già bello pronto. Sono molto raffreddata. Passiamo al pezzo forte. Vabbè. Sul sito della Douglas ho preso la palette Zoeva Cocoa Blend, che è fantastica. È la palette che uso nell'ultimo periodo perché ha i colori che io amo. Quindi poi è molto pigmentata, l'ho pagata sui 18-19 euro, è carina, è bella, c'ha tutte le cose, sia shimmer che matte, è perfetta. Poi è piccolina, se si porta bene in viaggio, sì, ci piace. Poi sempre dalla Zoeva, sempre dalla Zoeva ho preso i pennelli, altri pennelli. Allora, e abbiamo questo qui che è il numero 127 Lux Sheer Chic. C'è Matteo che vuole annunciare una cosa in diretta mondiale. Che cosa, Matteo? Pesce d'aprile. Ci sta pia per culo. Poi c'è la numero 110 Face Swap Shape. Questa, poi 105 powder che Matteo la chiama pucciosa, pucciosa. Poi abbiamo il 102 skin finish,
Poi abbiamo questa Luxe Petite Crease 231, carina. Poi vabbè, queste no, qui che ce l'ho tutte messe insieme, quelle che uso spesso. Ah, ok, questo è il 227 Luxe Soft Definer. E poi l'ultimo 142 Concealer Buffer. Allora raga, i pennelli della Zoeva sono fantastici, però sono anche molto costosi. Vedete, io uso anche questi da 10 euro. Allora, mi si era scaricata la batteria della cam e ho nel frattempo anche cucinato, mangiato e niente, continuiamo con il video. Non mi ricordo dove eravamo rimasti, però vabbè. Allora, vi ho fatto vedere le cose della Kiko, Zoeva. Ok, adesso andiamo a vedere che facciamo questi. Vabbè. In farmacia c'era un... è un mascara Relastin. E questo, c'erano 2,18 euro e ho voluto provare. È carino, ma niente di eclatante. C'ha lo scovolino così a pettine, pettina separa, però non è che fa le ciglia tanto tanto carine. Poi ho comprato dalla Wycon un altro eyeliner, questo è il mio preferito perché non sbava ed è fantastico. Poi ho preso anche questo rossetto che ha un colore un po' aranciato. Aspetta che mi sbaglio sempre a fare il su, ecco così, è un po' aranciato, anche se in questo periodo non mi vedo bene con l'aranciato. E queste cose le ho comprate così. Poi dal sito Pink, se non mi sbaglio, mi pare si chiama così, ho comprato questi pennellini della Makeup Revolution Pro Go Set. Sono dei pennellini piccini piccini, così da viaggio, molto carini. Ho pagato, mi sembra, sui 6,90 euro. Poi questo kit per le sopracciglia, e io non riesco mai a trovare il colore giusto per le mie sopracciglia. L'unico che veramente mi soddisfa è il numero 01 della pupa. Questa è così, c'è la cera qui e poi tre colori, però non riesce ad avvicinarsi perché io ho una tonalità un po' più grigia delle sopracciglia. Poi è carino perché c'ha le pinzette minuscole e questo pennellino così caruccio, piccolo, che lavori bene sulle sopracciglia. Ho usato molto la cera, ma i colori non tanto, perché mi scuriscono, mi sembra un travestito, non mi piace, mi scurisce. Devo trovare la tonalità più grigia, non più bionda, più rossa. Sempre dal Pink ho preso la palette che uso sempre ed esclusivamente solo questa della Makeup Revolution. Sono dei blush fantastici, tutti i colori, quindi te puoi sbizzarrire sulla tonalità dei marroni, dell'aranciato, rosa, e in più c'ha anche i illuminanti qui. Questa è davvero il top, penso che la metterò tra i preferiti dell'anno. Poi sempre da Makeup Revolution ho preso una palette che è Professional Eyeshadow Palette. Questa è Neutrals contro Neutrals ed è così, ed l'ho usata parecchio, è molto pigmentata, si stende molto bene e l'ho usata parecchio perché c'è i colori, questi colori un po' rosastri, che a me piace tantissimo con gli occhi azzurri, ed è costata veramente poco, non mi ricordo 6 euro, una cosa del genere. Non so perché costa
così poco. Però è figo, meglio che costa poco di fatto. Poi un'altra palette, questa è tipo 4 euro. Sempre della Makeup Revolution. Sto sito della Pink è carino, c'è un sacco di cose carine. Anche questo è un sacco di colori. Non so quando cavolo userò tutti questi colori, però vabbè. Vediamo un po', c'ha ingredienti: mica, talc, magnesium sterate, paraffinum liquidum, etilene palamitate, polibutene, c'è un sacco di benzina dentro sto coso. Metil paraben, c'ha i parabeni, vedi? Ecco perché costano poco. Vabbè. Poi che altro ci sta? C'è questa palette per il contouring, che ancora non l'ho usata, però c'è un sacco di cose, ancora non ho avuto l'occasione di fare un trucco un po' più così. Questa, anche questa uguale, sempre per il contouring e i colori per smorzare i rossori. Poi ho speso un sacco di soldi questi due mesi. Questa è della Sleek Eye Divine Vintage Romance Palette. E questa è una palette che mia figlia mi ha fatto cadere per terra. L'avrei ammazzata perché l'ha rotta. Vedete? E poi era carina perché era piccolina e quindi poterla portarla in giro, invece così sgarata. Vabbè, comunque c'ha dei colori fantastici, anche questi vanno bene sia per le more che per le bionde. Vedete che carini, belli, belli proprio. C'ha solo un colore matte, forse per la base, gli altri sono tutti shimmers. Allora, mettiamo a posto. Poi c'è Matteo che gioca al Nintendo. Allora, per oggi mi fermo qui e farò altri video per farvi vedere gli altri shopping che ho fatto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Like, like.